dal Camp Darby si servono dal 90 non solo tutti i fronti di guerra in Europa, Africa orientale, Medio Oriente, Asia fino all'Afghanistan, ma anche tutte le basi in quest'area degli Stati Uniti, che sono presenti qui sì, negli Stati Uniti. L'ipotesi è che qua, quest'area qua, venga fatto il terminal in cui i binari verranno verificati in termini di sicurezza, controllati per la sicurezza. Quindi i binari, vedremo, dovranno partire dalla stazione di Tombolo, grosso modo, distruggere questa stradina che faremo, perché la dovranno utilizzare, e entrare in questo pezzo di Camp Darby. Da qui, da questo terminal, poi ripartiranno e andranno in quella direzione verso nord, diciamo. Dove vedete quei pini, subito al di là dei pini, in realtà c'è il canale dei Navicelli e quindi ci sarà un ponte girevole che permetterà ai vagoni di armi, ai treni di armi, di attraversare il canale dei Navicelli per entrare nell'area stoccaggio munizioni. Il Camp Darby è una sorta di stato nello stato. Abbiamo dei documenti declassificati da un magistrato, Ferdinando Imposimato, dove si attesta che negli anni 70 e 80, durante la cosiddetta strategia della tensione, in questo luogo, come dire, strappato la cittadinanza, si incontravano uomini della CIA, boss mafiosi e neofascisti. Ed è qui che pianificavano quegli attentati che servivano per l'appunto, come dire, a inglobare l'Italia all'interno delle politiche di guerra nordamericane.